Sono Marcio, ho capelli allo stato brado, degli occhiaie proprio putride. Ma non fate caso, voi dovete far caso al contenuto. Se stai guardando questo video, sai che ti serve un metodo di scrittura. E ne vai ghiotto di chat, magari sei già ghiotto o lo sarai. Tutti hanno uno stile di comunicazione e metodo, anche quelli che ti dicono, tu devi essere te stesso, non ci sono strategie, non devi avere tutele. Tutti hanno un metodo che poi si rivela efficace oppure no. In questo momento non hai risultati in chat, come la maggior parte degli uomini. Magari scrivi ad una ragazza, questa visualizza e non risponde. Magari le tue chattate durano 5 messaggi e poi lei scompare. Magari tu sei già bravo dal vivo, quindi conosci una ragazza, lei ti lascia il numero, tu la contatti su WhatsApp, qualche messaggio e scompare. In questo caso tu, non volendo, hai comunque un metodo che risulta essere non efficace. Si tratta, esattamente come fanno i nostri studenti ai corsi master, nei corsi di chat o nelle coaching, di imparare una comunicazione e un metodo funzionale. Una comunicazione che crei curiosità e che ti porti a risultati tangibili. Commentiamo quindi una chat ghiotta, ma sbagliata, cioè è un ghiotto sbagliato. Questa chat è stata portata avanti da un ragazzo che poi è diventato nostro studente. Ben un anno di coaching ininterrotta e due corsi master. Questo prima del corso si descriveva già bravo. Io sono già bravo, diceva. Mi serve solo una spinta, sai. Il primo giorno, mercoledì, dove lavoriamo nella parte in chat, ai corsi master, mi fa leggere questa chat, chiedendomi perché la ragazza fosse svanita come un rutto nel vento. Ho cambiato solo un po' le info generali, ma la chat è questa. Lei è conosciuta dal vivo, amica di amici, quindi un contatto a caldo. Dopo aver trascorso la serata in compagnia, lui le chiede il contatto, lei vira su Instagram e lui insiste per WhatsApp. Alla fine lei dà il suo numero. Lui, la sera stessa, le scrive a mezzanotte 10. Lui, comunque, mi ha davvero fatto piacere conoscerti. Sei davvero una bella persona. Notte. Punto esclamativo. Ragazzi, calcolate che lo studente non ha mandato uno che sia un messaggio giusto in tutta la chat, secondo gli standard di Playlover, che sono alti. Qual è il sottotesto, ma neanche di questo messaggio, di tutta questa azione che lui fa? Ti ho appena conosciuta e ti sono già addosso. Ti do già conferme. Mi sei già entrata in testa. Tutti i concetti sbagliati che ti fanno perdere valore agli occhi di una sconosciuta. Lei, grazie mille. Sorriso. Lui, figurati, cara. A presto. Qual è il senso di questo messaggio? Dare altre certezze? Farle capire che ti piace? Non ha senso. Il giorno dopo lei chiaramente non scrive. Tra parentesi, la ragazza ti ricontatterà, che sia dal vivo o in chat. Hai saputo proiettare i seguenti stimoli. Sei stata una sfida. Non le hai dato troppe certezze. L'hai punzecchiata adeguatamente. Hai inserito piccole call to action. Hai lasciato a conti fatti un'impronta. Lui le scrive il giorno dopo. Ciao Chiara. Oggi mi sei venuto in mente mentre bevevo il caffè. Ripensavo al fatto che riesci a berne 6 tazzine. Ancora non mi capacito di come tu possa rimanere tranquilla e non innervosirti e prendere a botte chiunque in ufficio ti risponda male. E poi aggiunge in un secondo messaggio: io non riuscire. Complimenti per l'autocontrollo. Ha 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 ha. È troppo lungo, è un messaggio macchinoso. Avvertite anche voi il sottotesto estremamente bisognoso? Oggi mi sei venuto in mente altre certezze ingiustificate, l'ho detto in un video, ma non era così il messaggio. Complimenti su complimenti. Il complimento non è solo un apprezzamento estetico, uno dice, cazzo, ma io non ho fatto complimenti. Complimenti per l'autocontrollo è un complimento. È tutto un lecchinaggio ingiustificato. Non ha senso regalare certezze all'inizio ad una persona che non sai se ricambia il tuo interesse. Lei, ah ah ah, no dai, sono buona. Classica risposta telegrafica. Qui lui avrebbe dovuto scrivere una roba tipo, che forse è peggio. Si sa alla fine cosa dicono di quelli apparentemente troppo buoni. In questo caso rimango corto nel messaggio, ma attivo la sua curiosità. La chat è un gioco di intrigo. Se ti sveli immediatamente, la ragazza perderà interesse tempo zero. Invece lui, ah ah ah, ride. Vedo, vedo. Beh, è una dote non comune la bontà. Parlo in generale nella vita di tutti i giorni. Non so perché, ma credo che tu sia così di natura. Sono messaggi senza senso, non hanno un senso di esistere. Sono continui lecchinaggi fine a loro stessi. Ogni messaggio che noi consigliamo, secondo il nostro metodo, è un messaggio che invoglia la ragazza a fermarsi, impegnarsi e rispondere. Invoglia la ragazza a scoprire di più, ad esporsi, a mettersi in gioco. Lei infatti risponde già. Lui, di me che hai capito. Di per sé non è sbagliato far indovinare la ragazza, ma è sbagliata la tempistica. Alla ragazza non gli può fregare di meno di parlare con lui e di indovinare qualcosa su di lui, su di una persona di cui non è interessata in questo momento. È sbagliata tempistica e impacchettamento. Un giusto impacchettamento di questa domanda, con una comunicazione che trasmettiamo ai nostri studenti, potrebbe essere: ora ti metto un po' alla prova, tipo quiz game, puntini puntini, ah ah ah. Se dovessi descrivermi con 3 aggettivi, da ciò che hai
potuto capire quella sera? Quali sarebbero? Vediamo su tre quante sfumature cogli, puntini puntini. Questo è un messaggio, questo è un messaggio. Lei però risponde, non saprei, credo buono, sincero, alto, ha ha ha. Lui, non male, ha ha ha, alto sicuramente, ha ha ha. Cazzo, mi piace dire ha ha ha, cioè fargli capire che stanno ridendo. E su quello non si scappa. E comunque hai davvero fatto centro anche per le altre due. Non sarai mica una maga in incognito sul nostro pianeta. Ragazzi, le battute, il trash, solo se siete del mestiere. Le mie intro sono trash, ma sono calde, belle calde, liquide. Questa roba è penosa perché è un voler dimostrare qualcosa alla ragazza. Quindi questa è un'altra caduta di stile. La ragazza non risponde più. Lui dopo un'ora. Ho detto qualcosa che non andava? Qual è il sottotesto di questo messaggio? Ho paura di fare e dire cose. Tu decidi. Io devo rincorrerti. Lei dopo 3 ore. No, ero di corsa, scusami. Giornate impegnative. Ragazzi, tutti gli uomini cascano a sta roba. La ragazza non è interessata. Punto. Lui, ha ha ha, no problem. Anche io con il mio lavoro è sempre un disastro. Pensa che devo ancora mangiare. Erano le 21:30. Lei non risponde. Lui dopo un'ora. Sparita di nuovo. Lei niente. Lui il giorno dopo. Buongiorno desaparecida. Come va? Lei non risponde. Lui ancora nei successivi 4 giorni con messaggi quali: ehi, sei arrabbiata con me? Ancora, oggi non puoi capire cosa mi è successo. Lui, ultimo messaggio. Vabbè, bastava dirlo che non interessavo, eh. Sono stato strano in questo video, perché oltre a essere stanco mi faceva ribrezzo questa chat. Ora vado a defecarci sopra. Ciao.